Lo sapevate che Praga è tra le prime 5 capitali più belle d'Europa? Andate a vedere di persona e da Pisa è ancora più semplice dal 3 maggio. La compagnia Czech Airlines ha ufficialmente presentato in conferenza stampa tenutasi al Business Center dell'aeroporto Galilei questo nuovo collegamento con 3 frequenze settimanali, collegamenti che saranno stagionali al momento e verranno operati fino al 28 settembre 2016. I passeggeri toscani inoltre, come ha detto il responsabile della Czech Airlines presente a Pisa, potranno beneficiare anche del network offerto dal vettore, raggiungendo così anche altre destinazioni, tra le quali Budapest, Varsavia, Kosice, Mosca, facendo ovviamente scalo a Praga. Andata e ritorno 180 euro, prezzo standard 2 ore e siete nella capitale boema, considerata la più bella gemma del tardo gotico europeo. È una scelta in più nell'ambito dell'ampio ventaglio di possibilità che si possono trovare alla Galilei. Peccato invece per la scelta contraria di Alitalia, che saluta Pisa, ha fatto eccezione per la sola tratta Pisa-Roma. Per questa di Alitalia non è un caso, è una scelta della compagnia aerea di concentrare tutti i suoi voli, i suoi aerei sugli aeroporti hub di Roma e in seconda battuta di Milano Malpensa. Per cui ecco qui la scelta di richiamare alla base l'aereo che era basato su Pisa, mentre rimangono 3-4 voli al giorno su Roma, in logica noi diciamo di fideraggio. Il fideraggio vuol dire porto i passeggeri a Roma per fare coincidenza. Voli che comunque sono molto importanti per una costa toscana dove non c'è l'opzione alta velocità. Siccome questa cosa era nell'aria da tempo, il nostro impegno è stato quello che si fa in un mercato libero, cercare sostituti, cercare altri clienti. Credo che l'utenza toscana non soffrirà minimamente, perché sulle rotte lasciate dall'Italia sono già subentrati altri partner e quindi diciamo ognuno fa il proprio gioco di mercato. Piccolo ha tanti pregi rispetto anche magari avere 2 voli alla settimana.